La provincia di Parma presenta i dati demografici del Parmense al 1 gennaio 2024 ed è record storico per la nostra provincia che, appunto in questa data, registra l'aumento più alto dal 2011 con una popolazione di 458.924, facendo segnare un numero di residenti mai stato così alto. Sono 4.289 residenti in più rispetto al 2023 con uno 0,94%. Si tratta di una crescita particolarmente significativa poiché si inserisce in un quadro demografico generale di difficoltà demografica. La popolazione complessiva italiana cala dal 2015, mentre la regione Emilia-Romagna aumenta nell'ultimo anno, una delle poche insieme a Lombardia e Trentino-Alto Adige. Parma città cresce ad un ritmo maggiore della media provinciale, più 1,5%, ed anche il resto del territorio aumenta, anche se ad una velocità minore, più 0,5%, con 1.256 persone in più. In Valtaro-Valceno i comuni in crescita nell'ultimo anno sono Varsi, più 0,6%, 7 residenti in più, Borgo Valditaro più 0,3%, più 17 residenti e Valmozzola con lo 0,2%, un residente. Il decremento maggiore invece spetta a Tornolo, meno 2,6%, con meno 24 residenti. I comuni dove gli stranieri sono aumentati in percentuale maggiore sono Abore, più 9,6%, più 5 residenti, Bedogna, più 9,2%, con 22 residenti in più, e Valmozzola, 3 residenti in più, più 7,7%. La più bassa incidenza di stranieri sulla popolazione totale si riscontra invece nei comuni di Alberetto, 4,4%, e Tornolo, 4,3%. La popolazione anziana cresce in tutte le fasce di età considerate e questo si accompagna ad una buona notizia. In provincia di Parma l'aspettativa di vita alla nascita nel 2023 con un valore di 83,9 anni ha superato i livelli pre-Covid dell'anno 2019. Gli anziani di 80 più anni sono quelli che crescono di meno nelle tre fasce più alte considerate, più 0,5%, per un totale di 36.364 persone. Infine, gli ultracentenari arrivano ad essere 221 al 1 gennaio di quest'anno, più 15 rispetto all'anno precedente, con una netta prevalenza femminile, 31 uomini e 190 donne.